Ciao, sono Alessia Savi e sono una digital strategist. Aiuto business al femminile a raccontarsi online in modo etico, ecologico e sostenibile. Oggi voglio parlarti di come puoi migliorare il testo della tua pagina Chi sono. A volte sembra scontato parlare di noi, altre volte sembra difficilissimo capire che cosa scrivere all'interno della nostra pagina di presentazione. Che cosa accade? Molto spesso abbiamo paura di esporci, quindi la pagina Chi sono diventa un curriculum vuoto e sterile che non racconta davvero chi siamo. Quindi oggi voglio invitarti a fare alcune considerazioni e a rivedere in ultimo la tua pagina Chi sono. Innanzitutto dobbiamo distinguere due fasi all'interno della tua pagina, una parte in cui andremo ad evidenziare tutto quello che è il tuo fare, il tuo sapere e la tua conoscenza. Non dobbiamo limitarci a scrivere però questo aspetto puramente manifesto della nostra personalità e della nostra persona, ma invece dobbiamo riuscire ad indagare e a scendere più a fondo, scavare per arrivare a raccontare anche chi siamo davvero, da dove veniamo, che cosa ci ha portato a fare quello che stiamo facendo oggi. Quindi partiamo dalla suddivisione in queste due macro aree, una parte di fare, quindi quella che racchiude tutti i nostri strumenti di lavoro e anche quelle che vengono definite le soft skills, che però ci permettono di differenziarci dalle nostre competitor, e poi dall'altro lato avremo invece tutta una parte di essenza, una parte che invece racconta la nostra storia, da dove veniamo e dove siamo dirette. Quali sono i nostri obiettivi per il futuro? È bello leggere una pagina Chi sono in cui ritroviamo una narrazione e in qualche modo riusciamo a trovare dei punti di contatto con la persona che stiamo cercando di conoscere. Un buon metodo per aggiungere un po' di informazioni personali alla tua pagina Chi sono è quella di scrivere un manifesto, ma non raccontando che cosa sai fare o i valori del tuo business, ma invece quelli che sono i valori, le sensazioni e il tuo credo nella tua vita di tutti i giorni, quindi nella tua vita personale. Questo è importante perché ti permette di trovare punti di contatto con la tua potenziale cliente in modo molto facile e veloce. Se ti piace leggere, se ti piace andare al cinema, se ami il teatro o adori la pizza, sono tutte cose che in realtà all'apparenza possono non essere funzionali alla tua comunicazione, ma in realtà ti permettono di fare personal branding e di renderti molto umana, che è una cosa che non è così scontato ritrovare all'interno delle pagine di un sito web. Quindi il mio consiglio di oggi è di rivedere la tua pagina Chi sono, evidenziare questi due macro argomenti e poi andare a raccontare chi sei e che cosa sai fare al meglio delle tue possibilità. Prima di fare questo esercizio, però, ti do un incoraggiamento. Prova a leggere qualche poesia oppure le pagine del tuo romanzo preferito e poi, di getto, buttati a raccontare la tua storia. Poi fammi sapere com'è andata però, ok? Ci vediamo e ti aspetto sul mio sito per tutti gli approfondimenti del caso sul mio blog. L'indirizzo, ormai dovresti saperlo, è www.alessiasavi.com. Ciao!